Click! Ben ritrovati miei cari avventori dell'Ujona Bar Calcio. Io ve lo dico, all'evenienza per questo mese di dicembre ho qua pronto sia il panettone con l'uvetta come piace a me, sia la boccia di quelle importanti, non so se leggete, un bel Valpolicella dell'Amarone qui, Amarone della Valpolicella, più panettone. Qui siamo pronti per sbocciare eventualmente, già ve lo dico. Voi mi chiederete, cos'è il tuo compleanno? È il compleanno di una delle tue signore, per caso la rossa, la bruna, la bionda, quale? Diccelo Luigiona. Niente di tutto questo, ma ancora per una ragione più altisonante di queste appena dette. E di cosa sto parlando se non di quello che nell'etere bolognese si va a chiacchierare, ossia che il Musa Barro possa finalmente essere messo alla porta d'uscita, perché se è vero che è una notizia, ok, non fa certamente una certezza, è anche vero che dopo 2, 3, 4, 5 spifferi incominciano a lasciare intravedere che magari Thiago Motta nella stanza dei bottoni ha detto le fatidiche parole: ho bisogno di qualcos'altro rispetto a quello che Musa Barro mi può dare, che è troppo poco. Secondo me un altro uomo sommo non credito, quale vedi il Giovanni Sartori, ha annuito e appunto si è segnato la cosa di procedere. E quello che abbiamo capito, ok, nell'era Sartori, che di diverso è appunto con quella precedente dell'era Bigoni, è che di fatto siamo in un'era della concretezza. Poi certamente si possono sbagliare talune operazioni, vedi ad esempio quella di Cambiasso, che pur nell'errore è stato un errore, diciamo, coscienzioso, in quanto a differenza di quello che si faceva in passato, un errore come questo ci sarebbe rimasto sul groppone. Invece Cambiasso, che quest'estate è stato preso in prestito con nessun possibilità, nessun diritto di riscatto, oggi noi ridiamo di questo, tant'è vero che si legge che la Juventus si sta, diciamo, preoccupando e sta pensando di richiamare alla continassa, ok, il giocatore, perché sta pensando di mandarlo in prestito altrove. Chiaro segnale che da Bologna una telefonata deve essere arrivata del tipo: guarda che questo baldo giovane che tu hai pagato 9 milioni di euro potrebbe essere un Musa Barro della corsia di sinistra difensiva, e noi abbiamo già un Musa Barro della corsia di sinistra offensiva che già ci basta e avanza. Anzi, magari si potrebbe magari chiedere alla Juve se è interessata a questo Zuccador di 24 anni che ha fatto a novembre il tal Musa Barro, che 2 anni or sono fa, qualcosa addirittura di meno, sembrava essere in procinto di passare al Real Madrid, fermo restando che io rimango convinto che là ai Blancos non sappiano nemmeno chi sia Musa Barro, ma è un secondo me. Comunque, si narra che Musa Barro addirittura non al Real Madrid, pensate un po', un giovane così bravo che ha segnato 25 reti in 100 partite esatte col Bologna in appunto Serie A, e che quindi, no, una partita, un gol ogni 4 partite di media, un così bravo ragazzo, così giovane, che fa così tanti assist, che c'ha la castagna da fuori, dove andrà mai se è in uscita dal Bologna? Si parla dello Spezia, ma come? Ma se era così forte, se era così bravo, possibile che possa andare allo Spezia? Ma là che sarebbe anche grasso che cola per Musa Barro rimanere in Serie A con quello che sta offrendo da un anno e mezzo e più da questa parte. Contento, se non altro, che Thiago Motta l'abbia capito, perché con Thiago Motta e con Giovanni Sartori siamo nell'epoca, secondo me, della concretezza. Io devo fare un plauso
alla dirigenza del Bologna, perché se ci tiro le orecchie in più di un'occasione ce le ho tirate, devo dire che se non altro da quest'estate, seppur molte cose in ritardo, ma conoscendo i ritardi a cui eravamo abituati, anni, tempo su tempo per prendere decisioni e riflessioni, oserei quasi dire che la dipartita, ovviamente dalla panchina del Bologna, di Mihajlovic sia stata addirittura quasi celere, conoscendo, ok, gli uomini dirigenziali del Bologna, che appunto i movimenti di mercato, a come ci eravamo abituati ormai nell'ultima stagione e mezzo, no, con il Bigon e il Divaio, erano lì che riuscire a fare un'entrata e un'uscita, soprattutto sembrava veramente che dovessimo aspettare il cambio del Papa, va bene. Invece adesso, se non altro, siamo un po' più celeri, un po' più veloci, perché una cosa che ho sempre detto è: quando si acquisisce, lo vedi, ti devi anche rendere conto quel giocatore che hai sbagliato ad acquistare, e quindi lo devi rimandare, non devi aspettare tempo, perché più aspetti tempo, più anche altri si accorgeranno del pacco che tu hai preso. Meno tempo aspetti, invece, più è probabile che potrai rientrare dei denari che hai speso per portare quel giocatore, per investirli altrove. Bisogna essere veloci nel capire che cosa hai sotto braccio. Non bisogna partorire degli anni come abbiamo fatto con Musa Barro per capire che è un giocatore che non è da Bologna. E tornando a noi, con la dirigenza attuale, con l'entrata di Sartori in primis, che poi, come abbiamo detto, anche lui ha fatto i suoi errori, certamente l'abbiamo detto e discusso e adesso non ci soffermiamo oltremodo, ma con il cambio di Mihajlovic e l'entrata di Thiago Motta e adesso addirittura l'entrata nel Bologna di Luca Saputo, che io reputo essere una mossa intelligente e che andava ad auspicare ben da anni. Anzi, mi sorprendo come siamo arrivati a concepire questo solamente all'ottava stagione dell'era Saputo. Diciamo che abbiamo dovuto aspettare che Luca Saputo avesse magari l'età adeguata per magari entrare di scena. Diciamo così. Comunque, finalmente, un uomo fidato di Saputo Joey, cioè il nostro patrono, ossia Luca Saputo, suo figlio, entrerà a tutti gli effetti qui a Bologna nel Football Club e, quanto pare, come abbiamo detto questa mattina, assumerà la nomina di direttore generale, quindi colui che coordinerà tutte le figure qua a Bologna, ma che soprattutto è colui che viene subito dopo, ok, Joey Saputo, mentre prima, subito dopo Joey Saputo, che veniva Claudio Fenucci, la Claudia Fenuzzi, veniva lei. Adesso invece a panino c'è di mezzo il Luca Saputo, che io ribadisco è come concetto molto giusto, ok, e auspico che il ragazzo possa rivelarsi essere una lieta sorpresa per noi, ok, che sia un ragazzo veloce di mente, abile soprattutto in quello che deve fare, ma soprattutto senza paura di agire, con l'ottica in primis di vedere questo Bologna galoppare in alto e non accontentarsi, come purtroppo in questi anni, secondo me, più di una volta si è fatto. Comunque, ritornando a noi, stiamo prendendo, secondo me, una piega che era di quella auspicata e sperata, cioè la piega del decisionismo. Dobbiamo entrare in un'epoca diversa da quella del recente passato, dove vigeva il più completo immobilismo. Dobbiamo altresì essere veloci nel capire, nel cogliere, ok? Il genio è anche questo, velocità di esecuzione, ok? Capisci che un giocatore non ce la può fare, lo cazzi via e ne prendi un altro, perché in primis quello che dobbiamo perseguire è appunto le prestazioni sul campo. Se tu ottieni prestazioni sul campo, migliori la classifica, migliori il valore rosa, e vuol dire che quando devi, perché è ovvio che nel calcio bisogna piazzare anche le plusvalenze e quant'altro, ma quando devi piazzare quelle cose lì, se tutta la baracca gira, si può andare a scegliere
non i permi della squadra come oggi invece siamo costretti a fare per accumulare dei soldi, ma vedete l'Atalanta, quando tutta la squadra gira si può anche sacrificare qualcuno, ok, di sacrificabile. Ok, bene, spero che ci siamo capiti. Detto questo, il Bologna, appunto, mi dà l'idea che stia vagliando, come abbiamo detto all'inizio video, dove, ripeto, il dolcetto di Natale è pronto e la sua boccia è pronta anch'essa per essere stappata, e mi auguro di farlo entro il 10 di gennaio. Mi auguro di bisbocciare qua con voi, perché sarebbe un qualcosa di storico per quanto mi riguarda, liberarsi di alcune zavorre, e avete capito di quale zavorra in primis vado a raccontare, perché oltre a quello che abbiamo già detto si continua a vociferare di giocatori accostati al Bologna, non ultimo questo giocatore che viene dalla Danimarca. Io già qua, perché viene dalla Danimarca, sinceramente mi tocco le balle, perché mi viene in mente un Andreas Kovolsen, un ramarro di giocatore che più ramarro non si possa, e che lungi da me mai rimpiangerlo, perché io non rimpiangerò mai Kovolsen. Ok, perché mi ricordo che cosa non dava Bologna, ok, per la nostra maglia, ok, quindi non lo rimpiangerò mai. Detto questo, il Bologna si vocifera essere interessata, tra le tante voci che già ci sono in giro, no? In primis sul Brecalo, va bene, poi ci sono tutta un'altra pletora di giocatori esterni offensivi di cui si sta narrando, accostati al Bologna. Ricordiamoli velocemente qualcuno, abbiamo detto Brecalo, Lazovic, Gyasi, ok? Adesso si va giù, Isaksen del Midtjylland, non dimentichiamolo. Ci andrebbe aggiungere tale Sebastian Jorgensen, ok? Attaccante esterno del Silkeborg, va bene. È un giocatore dove quest'anno ha segnato 6 gol in 15 partite nel campionato danese, ma che soprattutto fa di ruolo che cosa? L'esterno offensivo di sinistra e di destra. Quindi tutto lascia presupporre che si voglia cambiare qualcosa in quelle zone di campo, anche perché se proprio in quelle zone di campo in passato hai speso i tuoi denari più grandi, voglio ricordare Rossolini 15 milioni e Musa Barro 19 milioni, se tu proprio in queste caselle del campo vuoi andare a cambiare qualcosa, è perché probabilmente quei qualcheduno che ci sono oggi non rientrano più nel progetto del Bologna. E non sto parlando di Orsolini, cosa che Di Vaio, tra l'altro, in questi giorni, forse proprio oggi o al massimo ieri, citando tre giocatori a cui vanno rinnovati i contratti, ha citato Vignato, ha citato Orsolini e ha citato Dominguez, per cui anche chi aveva paura che Vignato possa essere abbandonato così, ok, come un orfanello dal Bologna, non è cosa così ovvia, anche perché il Bologna, secondo me, su Vignato ci continua a giocarci una fisse, e semmai sta pensando sì di cederlo, ma di cederlo in prestito. Staremo comunque a vedere, anche perché comunque andando a cederlo con gli sgai non è che ci guadagni chissà che cosa, anche perché in questi anni non ha praticamente mai giocato, e non è che puoi chiedere la luna per Vignato, obiettivamente ed onestamente. Quindi tutto lascia presupporre che il Bologna voglia rinnovarci il contratto e mandarlo in prestito a giocare, ok? O se non addirittura farlo rimanere in pianta stabile a Bologna, per l'appunto facendo che cosa? Vendendo Musa Barro. Perché attenzione, queste parole di Di Vaio che dice rinnovare il contratto a Dominguez e Orsolini e a Vignato, tutto lascia presupporre, visto che Vignato gioca proprio nella casella di Musa Barro, che sia proprio Musa Barro il giocatore che finalmente il Bologna ci ha messo una X sopra e si è fatto un po' di mea culpa, forse l'abbiamo cannato. Musa Barro è un somaro? Forse sì, vendiamolo, perché qua a Bologna non funziona. Chissà che non lo si sia capito, anche perché, come detto, oltre a questa spizzata su Vignato che deve far riflettere tutti, ci sono molti troppi giocatori che vanno appunto a essere accostati al Bologna in quella zona del campo, e appunto per le ragioni che ci siamo detti, in quelle zone del campo dove in teoria non dovremmo avere bisogno di andare a intervenire, visto e considerato i soldi che si è spesi ingenti in quelle zone. Invece, secondo me, Musa Barro, lo ripeto, e qui siamo pronti, secondo me siamo ai titoli di coda, ok? Bene, fatemi sapere voi con che cosa eventualmente bisboccerete, se siete d'accordo con quanto pronunziato in tale video.
fate queste cose qua, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati curiosi sulla vacanza nei video, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchierabar, vuoi vedere che tra poco si